Allora, il tuo racconto di Alicudi ha riscosso Rudy Crespi e Brando, lo hanno commentato perché anche loro hanno... Vorrei rispondere a Brando in diretta, visto che non sì, l'ho fatto, certo. Che mi chiede chissà che gente c'è adesso. C'è la stessa, non cambia niente, perché la cosa meravigliosa di Alicudi è che niente cambia. Ma non ho capito, ma era Brando che si è sentito non accettato o Rudy Crespi? Rudy Crespi, che ha detto di essersi sentito accettato alla terrazza del Raia vestito di lino e grazie al cazzo. A Panarea, sì, ma sono due concetti completamente diversi. Ma Panarea è l'isola degli stronzi, se non ricordo no, male. No, Panarea è un'isola bellissima, non facciamo queste categorizzazioni, ma... tutti i fighetti a Panarea. Ma di base sono due vacanze totalmente diverse. Sì, cioè sono sono sette isole, sette cose completamente diverse. Quindi, ma tu a Panarea ci vai? Ma no, non ci vado. Ci sono andata. Ci sono andata varie volte, tante volte, sì. Non vado più. Quando arrivi a Panarea? Allora, guarda, ti voglio far vedere perché sì. Non vado più a Panarea. Guarda come sono vestita. Tu guardami. Credo di avere anche la maglietta sporca, Fulvio. Ah, è quello, il feticista è contento. E sono in partenza. Tu dici, oddio, ma questa parte così, non sì. Non si dice questo. Io parto proprio vestita così, perché per me le vacanze in qualche modo sono un po' selvagge, capito? Ti chiamano, uno ha detto, dice, ma i piedi? Non i piedi, faglieli vedere i piedi, guarda. Guarda, mi tolgo anche la scarpa. Madonna, adesso tutti adesso lo rimetto. I feticisti adesso non sai impazzini. Quante cose so fare con questi piedi. No, non dico così. Quando io ero bambino ci stavano le cartoline fatte dagli artisti che dipingevano coi piedi o con la bocca, che venivano mandate dalle opere religiose. Io so fare un sacco di cose. Non dipingo, ma chissà, magari sì, magari potrei provare. Va bene, allora, a tutti i tuoi seguaci. I tuoi, in questo caso. Ragazzi, insomma, le Eolie, le Egadi, non so, va bene tutto. L'importante è trovare un centro, perché in questo momento vedo molti disadattati in giro, ma molti, tanti, stiamo aumentando sempre di più. Ritroviamoci in una frase, non vi disunite. Buone vacanze.